stadio San Francesco d'Assisi che si illumina per il derby tra Nocerina e Juve Stabia, derby infrasettimanale diretto dal signor Ciampi di Roma, squadra in mezzo al campo con la formazione stabiese che arriva da due vittorie consecutive, una a Reggio Calabria e prima quella col Pescara, la Nocerina dal successo esterno di Cittadella. Pronti via, la Nocerina subisce questo angolo con Daniele Vicius, la conclusione di piede, Gori al secondo minuto gli dice di no, la reazione rossonera, Farias, il brasiliano, conclusione, Seculin ci mette la mano, pallone in calcio d'angolo, ancora Juve Stabia, l'ottimo Zito sulla fascia sinistra, traversone, Daniele Vicius, tutto solo, incredibile, al settimo minuto si mangia il gol del vantaggio. Ancora Nocerina, Farias, palla per Catania, fascia destra, Catania mette al centro, Castaldo! E Scogna Miglio, forse con una mano, colpisce il pallone, l'arbitro fa proseguire. Farias, bip bip, se ne va, attenzione, si accentra col sinistro, supera tutti e la conclusione parata da Seculin in due tempi. Grande giocata del brasiliano di Sorocaba, attenzione, Zito, scambia con Erpen, tiro! La palla che viene respinta da Gori, ma c'era anche fuori gioco, segnalato dal signor Costanzo. Nocerina, sempre lui Farias, attenzione, palla per Bolzan, tiro. Partita dunque che sta dando risvolti importanti, Erpen, il pallone in mezzo, Daniele Vicius, il lituano al 41esimo mette in fondo al sacco, Juve Stabia in vantaggio al San Francesco e festeggiano i circa 600 sostenitori giunti da Castellammare di Stabia. Rivediamo il bel cross di Erpen, difesa quasi immobile su Daniele Vicius, non chiude Alcibiade che aveva preso il posto dell'infortunato Filosa. Secondo tempo, ancora Juve Stabia, Zito, attenzione, ci prova, conclusione deviata da Del Prete, Gori ci mette la mano in angolo, attenzione ora la Nocerina, calcio d'angolo di Bolza, Di Maio, Roberto Di Maio, 1-1, il pareggio dello stabiese puro sangue, Roberto Di Maio che mette in fondo al sacco, si conferma difensore goleador, il giocatore giunto dal Catanzaro. Raimondi ora, attenzione alla Juve Stabia, il pallone in mezzo, smanaccia Gori, Zito, stoppa, tiro, rete, Juve Stabia di nuovo in vantaggio, ma dorme la difesa della Nocerina, il gol di Zito, terzino che ha messo davvero in grande difficoltà per tutto l'incontro la squadra di Auteri. Esce intanto Daniele Vicius, impegnato anche con la nazionale nei prossimi giorni, entra Bakogu, Zito, attenzione, slalomeggia in area di rigore, nessuno lo ferma, Bakogu, rete! E qui chiude praticamente il match la Juve Stabia, 3-1 la rete di Mbakogu che va a festeggiare con i propri tifosi, grande azione di Zito ma la difesa della Nocerina inguardabile, il gol ancora di Mbakogu, niente da fare per Gori. Siamo al 24esimo della ripresa, ci sarebbe ancora il tempo per rimediare ma qui ancora Sau supera anche Gori, rimedia Di Maio, unico davvero a salvarsi nella partita dei rossoneri. Castaldo, azione in velocità, siamo nel finale, Castaldo per Petrilli che era entrato da poco, palla in mezzo, Scognamiglio non prende, Catania sbaglia il primo tocco, poi di testa mette alle spalle di Seculin, 2-3, ma mancano soltanto 60 secondi alla fine del match, vediamo se la Nocerina ha la forza ancora di ottenere qualcosa in più rispetto al risultato che purtroppo non la premia, 2-3, Bruno chiede spiegazioni all'arbitro Ciampi, anche Petrilli sul recupero, finisce così, la Juve Stabia sbanca il San Francesco.